Ciao, buongiorno. Benvenuto. Allora, oggi qui al centro sociale di Lago Negro, presso il centro di aggregazione giovanile Young Lee, in collaborazione con l'ANC, l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo realizzato una giornata seminariale dal titolo La legalità mette radici. All'incontro hanno partecipato naturalmente tutta una serie di esponenti delle forze dell'ordine, e il generale Sparagna, generale in pensione della ANC di Pontecorvo, e tra le due sezioni di ANC, Pontecorvo appunto e Lago Negro, è stato siglato un patto di gemellaggio. Era qui presente anche il generale Finelli, che è appunto il generale di ANC della regione Basilicata, e questa mattinata ha visto la presenza importante dell'Istituto Agrario di Lago Negro e soprattutto della posizione da parte delle tre classi dell'istituto, terza, quarta e quinta, dei pizzini della legalità. Un modo questo per far interloquire i giovani e i giovanissimi con le forze dell'ordine. Ecco, i ragazzi come si sono preparati a questa giornata, che ovviamente è la sintesi, è la punta dell'iceberg? Certamente. Allora, noi abbiamo incontrato gli insegnanti, abbiamo spiegato quello che era il nostro progetto. I ragazzi in classe per più di un mese hanno studiato naturalmente l'argomento e questa mattina sono venuti preparatissimi ed hanno apposto sull'albero della legalità. Noi abbiamo scelto una quercia come albero della legalità perché simboleggia la forza e la giustizia, i pizzini che loro hanno poi preparato e li hanno attaccati con un fiocchetto proprio per lasciare un segno assolutamente tangibile del lavoro che loro hanno fatto nelle loro classi. Oggi si è svolto qui a Lago Negro questa giornata sulla legalità, hanno piantumato l'albero della legalità a nome di Claudio Pezzuto, medaglia d'oro al valor militare. E l'albero, Mario, è vita, quindi spero che questa manifestazione non è isolata a se stessa ma continua nel tempo, e che i ragazzi apprendano qualcosa di questa giornata e danno valore alla giustizia, alla legalità e alla pace. Ecco, che hai parlato di un catalogo che hai preparato, ecco, parliamo nel dettaglio di questa iniziativa insieme a tante altre cose che tu hai promosso in questi anni sul territorio. Allora, oltre al libro che già abbiamo promosso, scritto dal direttore di Basilicata Mario Lamboglia, si è fatto anche una mostra itinerante, e in questa mostra itinerante l'abbiamo racchiusa in un catalogo. È stata fatta dall'architetto Francesca Fasanino e da me, e abbiamo raccolto questi pannelli in un catalogo che a breve faremo la presentazione e poi potrete sicuramente acquistare. Roma ha fatto solo per il beneficio.
A Roma invece ho fatto il sito d'esercito, la polizia militare, poi sono stato assentito capo di Stato Maggiore della divisione militare dal 2010 al 2015. Per la festa dell'arma, io facevo il direttore della festa dell'arma lì per tutti questi impicci, sì, ho portato le quattro. Mi ricordo. Giovanile Young Lei, e per prima cosa lasciatemi salutare e fare i ringraziamenti ai ragazzi che sono qui presenti stamattina con noi. Il nostro centro giovanile si rivolge naturalmente e soprattutto a loro. E un grazie anche ai loro insegnanti che sono qui e al dirigente scolastico che hanno accolto con piacere il nostro invito ed hanno anche lavorato nelle classi per lasciare il loro segno di partecipazione forte a questa giornata. I ringraziamenti ufficiali al tavolo e alle autorità presenti li lascio fare all'amico Carmine Landi, il presidente della sezione AMC di Lago Negro e che è da sempre, posso dire, un partner attivo alle iniziative e ai progetti che l'Università Popolare Lucana sta realizzando in questo territorio. L'unico saluto mi permetto di farlo al generale di brigata Coventi Raffaele, che è comandante della Legione Carabinieri Basilicata, giusto? E noi siamo particolarmente lieti di averla qui stamattina. Io non sono molto brava con i titoli, lo avrà capito sicuramente, però per noi questa è una giornata veramente importante e speciale, anche perché cade in un momento particolare che sta vivendo la nostra comunità di Lago Negro. A proposito di Carmine Landi, ho detto amico e lo voglio ribadire anche con forza, perché insieme stiamo portando avanti delle cose molto belle e lui non ci fa mai mancare la sua presenza ed è quella dei suoi tanti volontari e volontarie. E questo per noi è assolutamente fondamentale ed è anche una garanzia, come tutti potete immaginare. Un sostegno spinto dalla voglia di essere presenti e rappresentativi in una comunità in cui c'è sempre bisogno di punti di riferimento forti e legati. Io rappresento l'Università Popolare Lucana, che fin dal 2017, devo dirlo, ha scommesso sul centro sociale di Lago Negro, uno spazio che è stato per lungo tempo abbandonato, è stato poi sede di una scuola, l'Istituto Agrario, che è qui presente con noi stamattina, ed è stato ancora vuoto per altri 2 anni circa. Lo abbiamo tenuto aperto solo Carmine e io. Avendo voluto qui fortemente le nostre sedi per la realizzazione delle nostre attività. Il sogno era quello di dare a questa struttura ciò che le compete fin dalla sua costruzione, essere cioè un luogo di aggregazione, di socialità e di cultura. E con una punta di orgoglio, questa mattina posso dirlo e dirlo pubblicamente, ci siamo riusciti. Non so quanti di voi hanno sentito parlare di povertà educativa e di quanti milioni di euro la Presidenza del Consiglio dei Ministri prima, l'Agenzia di Coesione Territoriale, il MIUR poi e ora anche il PNRR hanno stanziato su questa tematica.
dispersione, abbandono scolastico, scarso rendimento dei nostri ragazzi e la pandemia che ha sconvolto ulteriormente tutte le carte in tavola. Sta di fatto che il problema c'è in realtà: povertà culturale, educativa, di relazione e soprattutto la difficoltà da parte delle istituzioni di offrire nuovi spunti di crescita ai nostri ragazzi. Ecco perché come UPL abbiamo ideato e realizzato il progetto LEE, Lago Negro Centro di Energia Educante, che ha consentito di attrezzare e dare corpo concreto al centro di aggregazione giovanile. E ora stiamo continuando, naturalmente, con un altro progetto, questa volta finanziato dalla Regione Basilicata, dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, che si chiama Centro Giovanile Young LEE, spazi di comunicazione per giovani dai 14 ai 35 anni, che si presenta come un servizio educativo a tutto tondo e assolutamente innovativo per il nostro territorio. Si rivolge ai giovani, naturalmente, per sostenerli nell'organizzazione di iniziative da loro promosse e finalizzate allo scambio di esperienze e di progetti per prevenire eventuali situazioni di disagio, di isolamento, di emarginazione, e che si rivolge a quella che è la socializzazione, la promozione culturale, la promozione sportiva, l'apertura al territorio a tutto tondo. Con una delibera, la numero 88, fatta a settembre del 2021, l'amministrazione comunale ha affidato a UPL lo svolgimento delle attività e la conduzione del centro, in continuità con quanto già fatto con il progetto LEE, che è in via di conclusione. Però devo dirvi che non è che ci ha affidato dell'economia, anzi, siamo stati noi che ci siamo dati da fare per trovare soluzioni e continuare a dare la possibilità ai giovani del nostro territorio di fare cose belle e soprattutto significative. Il nostro progetto Young LEE, oltre all'associazione ANC al comune di Lago Negro, ha anche altri partner illustri del territorio: il CAI con la sezione De Lorenzo di Lago Negro, la Protezione Civile i Sirinesi, il Centro Mediterraneo delle Arti diretto da Ulrico Pesce, la Total Sounding Area di Antonio Deodati con il gruppo musicale di Arena Nera e l'Associazione Cinema Mediterraneo che gestisce il Festival Malateale. Il centro giovanile si prefigge di fare tutta una serie di attività. Io sono un po' lunga, però per noi questa è una giornata importante di presentazione di quello che stiamo facendo qui. Laboratori ludico-educativi e artistico-creativi, appunto sul teatro, il cinema, la musica, l'arte. Abbiamo in mente, e lo stiamo già facendo, di organizzare un festival per la promozione dei giovani talenti. Inoltre facciamo una serie di azioni di orientamento al lavoro in collaborazione con la società cooperativa Online Service, che è un soggetto accreditato proprio per i servizi al lavoro, anche sotto forma di co-working organizzato nei nostri spazi. E poi alcuni incontri e seminari sui temi dell'uso e dell'abuso di sostanze nei giovani, in collaborazione con il CERT locale. Ecco il motivo dell'incontro di questa mattina. Noi abbiamo pensato di iniziare dal tema dei temi, la legalità. Questo l'abbiamo pensato anche, devo dire, già da circa due mesi, quindi cade in un momento particolare, ma sicuramente era un pensiero che ci aveva già coinvolto con il presidente Lanni già da un po' di tempo. Che cos'è la legalità, ragazzi? Legalità, per definizione, è responsabilità, regole da rispettare, diritti singoli e collettivi, strumento di giustizia, doveri precisi, collaborazione. Ma vi devo dire che quello che mi ha colpito di più
Parlando con il generale Scaragna nell'incontro di preparazione di questa giornata, è stata una sua affermazione: la legalità è felicità. Ecco, se riuscissimo a far passare questo messaggio, forse oggi, ragazzi, potremmo tornare a casa tutti un po' più felici. Grazie per la vostra attenzione, siete stati silenziosi. Devo lasciare la parola all'amico Carmine Landi. Allora, grazie. Scusate, grazie Anna Maria, buongiorno a tutti e benvenuti a questo seminario che vuole essere oggi un segno preciso. Cosa vogliamo che sia la legalità in questa nostra Lagonegro e di come vogliamo che i giovani comprendano la necessità dell'importanza di vivere sempre nella legalità. Mi presento, sono il presidente della sezione NC Medaglia Oro Valor Militare, carabiniere Claudio Pezzuto di Lagonegro, maresciallo della riserva Carmine Landi dal 2015, data in cui decisi di andare in quiescenza dopo circa 36 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri, e da quel momento porta avanti la sezione e un gruppo di volontari in seno alla stessa. Ringrazio veramente di cuore le autorità qui presenti, quelle civili, militari e religiose, che hanno sentito la necessità di essere al nostro fianco stamattina e di portarci il loro contributo onorevole. Ringrazio io gli studenti, la scuola, gli insegnanti, in particolare le docenti Stefania Butto, Angela Lucera e Lucia Mastropacqua, nonché il dirigente scolastico dottor Roberto Sandarsiere e il suo collaboratore Pino Moggia, nonché il dirigente scolastico Vito Carlomagno, che hanno accolto senza indugio il nostro invito a questa giornata. Un ringraziamento affettuoso e commosso va alla vedova del carabiniere Claudio Pezzuto, medaglia oro valor militare, Tania Pisani, e al suo figlio Alessio, la cui presenza è testimonianza forte ed importante della legalità, per come intesa da noi carabinieri e di come l'arma a sua volta sia un baluardo in difesa della legalità, fino all'estremo sacrificio. Non si può ricordare il sacrificio del carabiniere Claudio Pezzuto, insignito della medaglia oro valor militare, che ha donato la sua vita proprio per la legalità, facendo allontanare, prima di accacciarsi al suolo, per la predatoria azione di fuoco dei malviventi, alcuni astanti, così salvandoli dal fuoco di Alto Condice, in quel tragico 12 febbraio 92, in Faiano di Ponte Cagnano. Così come non si può dimenticare che insieme a lui perdeva la vita anche il carabiniere Fortunato Arena, entrambi giovani nel fiore dei loro anni, che hanno donato la vita per il mantenimento della legalità. Questo senso di legalità, questo attaccamento al dovere, è quello che mi dà la spinta a proseguire in quello che ho inteso intraprendere, portare avanti insieme ai soci, cercare di installare nei giovani il senso civico della legalità. Ringrazio il generale Luigi Finelli, nostro ispettore regionale ANC, che non ci fa mai mancare il suo supporto, e il generale Luigi Sparagna, con cui oggi mettiamo le basi per una collaborazione importante per il futuro della nostra sezione ANC di Lagonegro e Pontecorvo, perché abbiamo deciso di stringere un patto di gemellaggio come impegno a perseguire sempre i valori che ci hanno ispirato come Arma dei Carabinieri prima e Costola dell'Arma come ANC ora. E ringrazio il Centro Giovanile Jung Lee e Anna Maria Fazzeri per il lavoro che stiamo facendo e portando avanti insieme già da alcuni anni e che da oggi prende una nuova strada. Quello
Scusate. Generale Dinelli, ispettore regionale Basilicata della nostra MC. Allora, quello della verità, della correttezza e della condivisione. Noi vogliamo essere in questa struttura un esempio ed un presidio per le giovani generazioni che qui potranno trovare sempre una porta aperta e soprattutto la libertà di potersi esprimere. Continueremo su questa strada con l'organizzazione anche di altri seminari e con l'obiettivo di portare messaggi positivi, importanti e che possano aiutare i nostri ragazzi a crescere nella legalità. I seminari del progetto del Centro Giovanile e di questa sezione AMC hanno un titolo ben preciso, in bilico tra uso e abuso. A noi ci proponiamo di sostenere i nostri giovani nella scelta giusta, vogliamo dare loro la possibilità di saper scegliere da soli da che parte stare, con consapevolezza e coscienza, conoscendo fino in fondo i rischi che si corrono quando non si partono le strade giuste. Ci siamo ripromessi di istituire una giornata della legalità ogni anno, un appuntamento fisso per ricordare a tutti noi l'importanza di vivere nella correttezza e nel rispetto dei diritti e aiutare i ragazzi a fare questa scelta di vita. L'albero della legalità, già impiantato, che tra poco inaugureremo, oggi mette radici qui al Centro Sociale di Lagunegro e ogni anno torneremo per innaffiarlo insieme per potare rami secchi se necessario e fertilizzare il terreno in cui cresce. In chiusura, fatemi ringraziare con particolare affetto in primis tutti i carabinieri in servizio, rappresentati dal signor comandante della regione Carabinieri, generale di brigata Raffaele Covetti, signor comandante provinciale Carabinieri colonnello Luca D'Amore e signor comandante della compagnia maggiore Vincenzo Pappalardo. Nuovi giunti in questa terra di Basilicata, tutti i rappresentanti delle sezioni ANC Basilicata, nonché i graditi ospiti della sezione ANC Pontecorvo, testimoni del gemellaggio tra le sezioni, che con me rafforzano il pensiero di legalità. Per ultimo, ma non perché ultimi, tutti i soci e sostenitori della sezione ANC di Lago Negro, le volontarie e i volontari a cui ogni giorno lavoro e porto avanti le nostre idee e attività su tutto il territorio della Lagonegrese. In questi anni, come sezione e prettamente con il gruppo di volontariato, sono state svolte molte iniziative e affiancato amministrazioni, polizie locali e associazioni e cittadini che ogni volta ci hanno richiesto il nostro contributo, come in questo ultimo periodo di era Covid, che ci ha visti protagonisti al fianco delle fasce più deboli, le persone anziane e le famiglie, mettendo in atto tutte le nostre forze per il bene comune e non con poco sacrificio. Non mi dilungo più, lascio la parola al generale Luigi Sparagna che ci interterrà sul tema della legalità. Grazie. Grazie, io mi permetto di esprimere i miei saluti per ordine anagrafico inverso, cioè vorrei iniziare dagli alunni che sono venuti qui questa mattina a prestare la loro attenzione sperando di non confermarli in quello che è un loro magari sospetto, dice tu stamattina che seccatura, chissà che cosa ci faranno, vorrei che alla fine uscissero po' più entusiasti di questa iniziativa che li vedrà peraltro protagonisti tra un po' con so che hanno organizzato delle loro riflessioni sulla legalità. Quindi i saluti non possono che essere all'arma in servizio rappresentata dal generale Covetti, comandante della regione Basilicata, che conferma con la sua presenza quei legami di affetto e di continuità tra l'arma in servizio e l'arma in congedo. In questo momento, a parte il ringraziamento alla dottoressa Fazzari e al presidente Landi che mi hanno
trascinato piacevolmente in questa iniziativa, rendendomi partecipe di questo lavoro che fanno in team, vi devo dire che dentro di me in questo momento ci sono due Luigi Spagna. Uno, quello più formale, più istituzionale, che viene qui a fare un progetto, e l'altro, quello più emotivo, passionale, fatto di quelle cose che costituiscono la fantasia e l'affetto del carabiniere. Perché dico questo? Perché quello passionale in questo momento sta prendendo a pugni quello formale, dicendo: vabbè, tu devi fare la tua parte, però lasciami esprimere, perché il legame che c'è con l'Andi, con la NG di Lago Negro, nasce da quando io, un po' di anni fa, e ahimè anche un bel po' di chili fa, ho comandato la compagnia carabinieri di Lago Negro per 5 meravigliosi anni, e il mio obiettivo allora era lavorare in questo tessuto sociale per creare le condizioni perché voi giovani poteste vivere serenamente la vostra adolescenza e il vostro futuro in questa città. Quando io sono arrivato a Lago Negro mi è stato detto, e alcuni amici di questo momento mi ricorderanno, chi viene a Lago Negro piange due volte, quando arriva e quando se ne va. Io mi ritengo molto fortunato perché quando sono arrivato non ho pianto, perché ero molto curioso di scoprire Lago Negro, Lago Negrese, questa realtà. Quando me ne sono andato, sapendo quello che mi poteva aspettare, mi sono inventato un trucco. Non ho mai staccato la spina con Lago Negro, ho sempre mantenuto i contatti, gli amici, le mie attenzioni a questa città, a questa terra, a quegli abitanti di questo luogo, per cui io non ho avvertito il momento della rinuncia a qualcosa di piacevole, e questo impegno con l'Andi e con la dottoressa Fassari mi conferma e mi rinnova nella possibilità di continuare a venire a partecipare a questi progetti, e quindi mi spero e mi auguro di rivedervi ancora sempre più partecipi di queste iniziative. Ci ho detto, l'altro piccolo elemento emotivo che collego a questi saluti è che tanto è vero il mio legame con questa terra che quando nel corso della mia carriera ho avuto l'occasione, la bella occasione, di lavorare a stretto contatto di comito con il generale Finelli, oggi ispettore regionale Basilicata, quando lui vice comandante del comando di divisione e io capo di stato maggiore della stessa divisione, ci siamo incontrati perché prima non avevamo avuto questa opportunità, e lui mi ha detto che era originario di Menfi, e io rivendicavo il mio passato trascorso a Lago Negro, cioè scattata quella molla tra lucani di origine e di adozione che si conferma piacevolmente anche in questa circostanza. In questo momento il Luigi passionale ha vinto per KO con quello emotivo, però adesso quell'altro si deve rialzare e venire all'argomento di questo intervento. Mi impegno a non rubarvi molto tempo per dirvi che parlare di legalità dovrebbe meritare relatori ben più autorevoli di me, docenti universitari, però il servizio che fanno i carabinieri li rende testimoni pubblici di quello che è il concetto della legalità. Li rende talmente testimoni che anche quando poi cessano dal servizio attivo e sono in congedo, questa situazione, questo rappresentare la legalità diventa una condizione mentale per il carabiniere che non lo abbandona mai. Quindi forse con un po' di non dico di presunzione, ma di amore per questo concetto, forse anche un carabiniere può e deve rappresentare qualcosa, soprattutto per dei giovani studenti. I rapporti di amicizia che dicevo con l'ANC di Lago Negro sfoceranno questa mattina con la firma del patto di gemellaggio che
continuerà a vederci protagonisti su questo scenario. Io non voglio parlare con voi di legalità rappresentata dal mettere il casco sul motorino o non guidare quando si è ubriachi, questo lo vedete tutti i giorni, ogni giorno, l'ultima domenica c'è stata l'ultima vittima, ma questo già lo fate quotidianamente. Vorrei cercare di stimolarvi a riflettere anche oltre questo che è la nostra piccola realtà quotidiana. E inizierei con una frase che tutti coloro che aprono un libro, un testo di diritto, trovano scritta: ubi societas ibius, cioè laddove c'è una società esiste innegabilmente una regola da rispettare. Dalla società più piccola che è la famiglia, ogni famiglia adotta le sue regole in base a quelle che sono il lavoro dei genitori, gli orari, le abitudini dei figli, cioè ci sono delle regole da rispettare. Questa regola, per indicarvi quello che la dottoressa Fazzari ha già rubato delle nostre affermazioni perché gli è piaciuta molto, questa regola viene adottata perché? Perché ognuno di noi tende a star bene, cioè tende a soddisfare i propri bisogni, quindi tende ad essere felici. Forse se cominciamo a ragionare in questi termini, cioè legalità vuol dire agire per poter essere felici attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, e questi strumenti non possono che essere quelli della legge. Quindi la legge, come la legalità, strumento di realizzazione della persona umana in ogni sua manifestazione. Prendiamo ad esempio una partita di pallone. La partita di pallone si svolge rispettando delle regole. C'è pure un arbitro che ha proprio il compito di intervenire laddove la regola non viene rispettata. E tutto questo porta alla gioia e alla felicità di tutti coloro che si mettono a tirare calcio di un pallone. Però c'è poi un elemento, arriva un elemento diverso da questo. Lo sponsor, quello che mette il marchio sulla maglietta e inserisce un'altra cosa che è diversa dalla semplice ricerca del benessere personale, inserisce l'interesse. Questo elemento va a giustificare il fallo. Piuttosto che rischiare di perdere lo sponsor perché non sono primo in classifica, quando l'avversario sta per fare gol, faccio il fallo e non vi sarà mancato di sentirlo qualche allenatore spezzati le gambe a quello. Io addirittura in età molto giovane, quando accompagnavo mio figlio a giocare a calcio, sentivo dagli spalti i genitori che incitavano i figli a fare cose che neppure il più feroce assassino distrugge, fargli male per davvero, cioè cose da vergogna, cioè. Però c'è questo elemento che disturba il rispetto della regola. Ma questo avviene anche nella società. Tutte le volte che entra un elemento che disturba, ecco che la legalità viene ad essere messa in crisi. La nostra legalità, e ne avrete sentito parlare diffusamente, ha un suo primo riferimento, la Costituzione. C'è un motivo per cui questa benedetta legge ancora oggi resiste, anche a fronte di quelle minime variazioni che si vanno a promuovere, perché come tutte le cose anche la legge è dinamica, si adatta a mutare dei tempi, ma sono variazioni minime perché è il pilastro. La legge fondamentale costruita da personalità della cultura, del mondo del diritto, veramente eccezionali, hanno avuto la capacità di programmare, di prevedere le esigenze
della persona umana che ancora oggi, a distanza di più di 70 anni, esistono. Quando la regola funziona, la società funziona. Pensate che San Benedetto ha fondato la sua comunità di monaci benedettini oltre 1500 anni fa, fondando la regola ora et labora, e ancora viene rispettata e funziona. E non c'è bisogno di cambiarla, non c'è l'elemento diverso che va a creare altri riferimenti. Prendiamo sempre con riferimento questo aspetto: Costituzione, quadri costituenti, autorità. Oggi in Italia abbiamo un corpo giuridico normativo, oltre alla Costituzione, di circa 1600 leggi, qualcosa del genere, che ogni giorno aumenta. In Francia ce ne sono circa 7000 e, ho detto 1600, scusa, 160.000. 160.000, a fronte di 7000 in Francia, 5000 in Germania. Tutte queste leggi, perché qui tutto viene regolato da leggi, vede vari protagonisti nella formazione delle leggi, che poi anche a livello parlamentare passano per i filtri delle varie commissioni che le analizzano, che le fanno, ma ditemi che sto criticando, sto facendo polemica, ma sono sostenuto da pareri di autorevoli amici giuristi di cui porto l'idea. Questi produttori di regole sono, si possono definire degli avventurieri del diritto, cioè gente che non ne ha mai sentito parlare, non sa neppure di essere laureato perché qualcuno gli ha procurato una laurea in qualche paese del mondo, e poi si siede e costruisce la legge che tutti noi dovremmo rispettare. Ma per i meccanismi di soddisfazione delle varie parti che intendono raggiungere il loro scopo, queste leggi hanno una configurazione che viene definita fluida, cioè un qualcosa che non è ben delineato inizio e fine, è fluida, ci possiamo mettere dentro quello che di volta in volta andiamo a ritenere necessario per raggiungere gli scopi che ci siamo prefissi. E questa fluidità significa che l'arbitro non è più come l'arbitro del pallone, che addirittura oggi è aiutato dal VAR, difficilmente sbaglia il suo giudizio. L'arbitro della legge è oramai il giudice che deve interpretare, deve muoversi nell'ambito di questo corpo di 160 e passa leggi per trovare l'interpretazione più calzante rispetto alla situazione. Quindi può darsi che lo stesso fatto a Milano venga giudicato in un modo e in un ufficio giudiziario a Palermo venga giudicato in un altro. Qualche volta queste interpretazioni ci lasciano un attimo perplessi. L'ultima in ordine di tempo è che se c'è il terremoto e non te ne vai fuori casa, sei corresponsabile. Devo dire che a me quello che mi incuriosisce è come si arriva alla percentuale del 30%, perché poteva essere un'altra, però sarà oggetto di discussione. Ma questo per dirvi, tutte le volte che noi perdiamo il punto di vista iniziale, c'è qualcosa che non va. L'elemento fondamentale perché la legalità si possa affermare è la certezza del diritto unita alla certezza della pena. Certezza del diritto, cioè, significa essere sicuri che quella legge venga applicata nella maniera in cui chi l'ha costruita vuole che sia utilizzata. Quindi l'arbitro. Però io vi capisco, perché pure io ho dei momenti di dubbio. Se la stessa magistratura, se il nostro Presidente della Repubblica ritiene necessaria una revisione del comparto, se lo stesso
Consiglio Superiore della Magistratura, cioè quell'organo che sta lì a garanzia delle istanze, delle esigenze, dell'autonomia sacrosanta dei giudici, al suo interno prevede che ci siano delle associazioni tra i vari magistrati che si riferiscono a delle correnti specifiche identificabili in parti politiche, in formazioni partitiche. Questa associazione nazionale magistrati interna, che addirittura condiziona certe volte nella scelta delle persone da destinare ai vari incarichi, crea un momento interno all'arbitro, magari di distonia, perché non si raccolgono tutte le istanze. Ma soprattutto l'elemento maggiore di dubbio qual è? Che quando prevale una parte rispetto all'altra è come avere nella partita di pallone l'arbitro che nella partita Inter Juventus è tifoso di una delle due squadre e l'altra è l'unica che gioca, perché c'è niente da fare. Forse quel giudizio potrebbe essere un attimo condizionato. E allora tutto questo va risolto, va sviluppato, e non può prescindere dal fatto che è necessario seminare nei giovani questi concetti, perché quelli che oggi sono quelli più grandi e probabilmente non li hanno saputi molto gestire, se oggi hanno questi problemi. Quindi se noi non abbiamo, noi che stiamo da una parte, no? Quelli che hanno cercato di vivere e si permettono di dire a voi in che termini vogliamo vivere la nostra legalità, se non seminiamo, se non abbiamo fiducia in voi giovani, dobbiamo perdere le speranze, e questo non deve essere. Voi non dovete mai arrendervi a crearvi questi concetti privi di qualunque condizionamento, per essere sicuri di fare un qualcosa che porterà alla vostra realizzazione, alla vostra felicità, alla realizzazione della vostra persona umana, senza mai deflettere. E non vi voglio tediare oltre, ma leggendo qua e là, mentre preparavo questo intervento, qualche affermazione, mi ha incuriosito quella che trovo più stimolante, che affido a voi, perché spero che vogliate e possiate, nelle vostre ore di lezione in aula con i vostri professori, cogliere questo invito a interpretare parola per parola l'affermazione di un certo signore Montesquieu, che è stato il sostenitore, il filosofo che ha parlato della divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario, eccetera. Questa affermazione di Montesquieu, che ogni parola è un contenuto a sé stante, che io vi devo leggere perché non mi verrebbe bene se la recitassi solo a memoria. Montesquieu dice: non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia, perché a volte questo succede. E allora concludo dicendo che, a mio avviso, oggi la legalità è una tendenza, è un'aspirazione e soprattutto un augurio a che tutti noi vogliamo portare alta la bandiera della legalità e non limitarci ad esporla sul balcone quando non possiamo uscire da casa per la pandemia o andiamo allo stadio, ma sentirla come qualcosa che ci sta addosso, perché la legalità non ci piove in testa così, ce la costruiamo noi come un vestito fatto dal sarto su misura in ognuno di noi, e ci dobbiamo stare bene dentro tutti. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Direi che per suggellare questo momento di impegno con l'Agonegro vorrei procedere alla firma. Esattamente.
Esattamente. E adesso passiamo alla cerimonia ufficiale della firma del patto di gemellaggio fra le due sezioni ANC, quella di Lago Negro e quella di Pontecorvo. Affido quindi all'ispettore regionale di leggere la motivazione di questo patto che andiamo a sottoscrivere. Microfono. Mi sentono lo stesso. Allora, patto di gemellaggio, sezione ANC di Lago Negro e Pontecorvo. Fedeli alla tradizionale amicizia tra i soci delle due sezioni, sancita dalle unanime deliberazioni dei rispettivi consigli direttivi, i presidenti di sezione sottoscrivono il presente patto di gemellaggio tra le sezioni Lago Negro e Pontecorvo. È desiderio condiviso coltivare e fortificare gli stretti rapporti di cameratismo tra i soci delle sezioni, stimolando ulteriori contatti nel segno di una comune dedizione ai valori dell'Arma dei Carabinieri, che anima i carabinieri in servizio e immutata si rinnova nel sentimento dei carabinieri in congedo. Il presidente della sezione Lago Negro, maresciallo della riserva Landi Carmine, e il presidente della sezione ANC Pontecorvo, generale della brigata riserva Sparaglia. Ci abbiamo messo i timbri, tutta la cosa ufficiale, non è che scherziamo, è un impegno preso, non te li puoi fare. È fatta questa cerimonia, anche molto semplice, però molto sentita, come avete visto, anche perché qui c'è una molta delegazione dell'associazione ANC di Pontecorvo. Adesso è il momento. Adesso è il momento, come dicevo, di dare la parola ad una testimonianza molto forte che abbiamo qui con noi stamattina. Lei è Tania Pisani, vedova della medaglia d'onore, la medaglia d'oro al valore militare carabiniere Claudio Pezzuto, e come sentite anche dalla mia voce, io ho avuto modo di conoscerla, di incontrarla, e sarà lei qui stamattina che vi racconterà la sua esperienza, e sarà sicuramente per voi ragazzi un momento veramente importante. Grazie Tania. Continuasse nella gioia, crescere figli insieme, fare
sempre a gridare viva l'arma dei carabinieri, perché per me l'arma dei carabinieri è lo Stato. E finché avrò voce il nome di mio marito, il nome di tanti eroi, non andrà dimenticato. Io non ne faccio chiacchiere, faccio i fatti concreti, e chi mi conosce lo dimostro tutti i giorni nella vita quotidiana. Abbiamo insieme al direttore dell'Eco di Basilicata, Mario Lamboglia, abbiamo scritto un libro nel 2015, perché io la sera del 12 febbraio e il 13, quando sono andato all'obitorio di Salerno, ho detto: non può finire così, Claudio deve continuare. Ho indossato idealmente la divisa di mio marito, però io ce l'ho cucita sulla pelle, e abbiamo scritto un libro, quell'ultimo sguardo, perché Claudio quella sera ha visto qualcosa che purtroppo non doveva vedere. È stato trucidato con 50 corpi chiusi israeliani ed è stato finito con un colpo di grazia all'occhio. Per questo le ho definite bestie sanguinarie, perché non hanno avuto pietà. E l'altro commilitone altrettanto. Quindi ora portiamo avanti una mostra itinerante, perché dal 92 ad oggi abbiamo fatto 30 anni, quindi abbiamo fatto molta strada. Questa mostra ora si trova a Potenza e abbiamo fatto un catalogo per racchiudere questa mostra e per lasciarla ai posteri. Quando non ci sarò io, sarà mio figlio magari che preferisce stare sempre dietro le quinte, però spero che porterà avanti il nome del padre e di tutti gli eroi. E devo ringraziare questi carabinieri che ci tutelano. E ogni sera, quando noi dormiamo, i nostri letti loro girano e controllano per la nostra sicurezza. Quindi, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa: scegliete da quale parte stare. Perché se scegliete la parte del male, vi spetta o le carceri, le patrie galere, o il cimitero. Queste due, non ce ne sono alternative. Sarei una ipocrita a dire: no, ci sta qualche alternativa. E vi dico soprattutto: seminate pace, giustizia e legalità. Grazie veramente, era chiaro, no? L'emozione anche nella mia voce. Scritto che adesso leggi, così almeno
siamo già sul pensiero. Cercare di motivare meglio le vostre coscienze,
fare in modo che i vostri comportamenti sin da oggi siano legati alla legalità. Grazie. Grazie mille generale. E allora adesso con calma, se i ragazzi cominciano già ad accomodarsi all'esterno, in maniera tale che poi li accompagniamo anche noi. Allora, adesso vorremmo lasciare la parola ai ragazzi dell'IPSAS, l'Istituto Agrario qui di Lago Negro. Loro hanno lavorato per un mese intero con la loro insegnante, Stefania Bundo, e hanno preparato per noi stamattina i pizzini della legalità, un ossimoro naturalmente, ma per dire che da ciò che è negativo, se riusciamo ad essere legali, possiamo tirare fuori anche cose positive. Allora ragazzi, gentilmente accomodatevi uno alla volta o in gruppo se vi fate coraggio così, e poi dopo aver letto il vostro pizzino, la vostra riflessione, sapete già di doverlo portare all'albero della legalità. Buongiorno, innanzitutto ringrazio il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Carmine Landi, la responsabile del centro giovani, Young Lee, Anna Maria Fazzeri, il generale Sparagna, il generale Finelli e la signora Tania Pezzuto, per aver invitato la nostra scuola IPSAS di Lago Negro a questa importante manifestazione. La legalità mette radici. Io e i miei compagni delle classi terze, quarte e quinte, oggi vogliamo dare un contributo attivo a questa giornata sulla legalità. La scuola ci insegna che per sviluppare una coscienza critica in un individuo bisogna studiare e conoscere. Il sapere, infatti, è alla base del pensiero critico e solo chi è allenato riesce a trovare soluzioni adeguate a problematiche sociali. Quindi, partiamo dal definire che cos'è la mafia. Do la parola a Pio Di Novi, di classe quarta. Con il termine mafia si intende un sistema di potere esercitato attraverso l'uso della violenza e dell'intimidazione per il controllo del territorio e di commerci illegali e di attività economiche e imprenditoriali. È un potere che si presenta come alternativo a quello legittimo, fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato. Un sistema di contropotere, dunque, a volte chiamato antistato, proprio per questa sua caratteristica, una gestione caratteristica e verticistica basata su regole interne,
a loro volta fondate sull'uso della violenza e dell'intimidazione. Queste regole spesso vengono imbastite attraverso i pizzini e ci spiega cosa sono Damiano Cosenza di classe quarta. Il termine pizzino è una derivazione del termine siciliano pizzino, che indica un piccolo pezzo, pezzettino di carta o un bigliettino. Questi vengono utilizzati dai mafiosi con lo scopo di prevenire le eventuali intercettazioni da parte delle forze dell'ordine, possibili con i mezzi di comunicazione tradizionali come i cellulari o le cimici. I mafiosi li fanno passare attraverso molte mani per rendere difficile il collegamento tra il mittente e il destinatario. Dei pizzini si ricava una chiara panoramica dei rapporti tra i differenti livelli gerarchici dell'organizzazione mafiosa: padrini, capifamiglia, capidecina, soldati semplici o picciotti. Spesso è lo stesso padrino a definirsi tale all'interno del pizzino e a rivolgersi al sottoposto chiamandolo figlioccio, riferendosi ai propri affari illeciti col termine Cosa Nostra. Per combattere un sistema malato bisogna deporre a questo uno sano. Quindi, utilizzando la stessa strategia ma obiettivi diversi, abbiamo preparato i pizzini della legalità che hanno preparato i ragazzi di quarto. E parto con Francesco Amato. La gioia si manifesta ogni volta che vince la giustizia e non dobbiamo aspettare gli altri per far sì che ciò succeda. Paolo Pio Andreoni. Lo scandalo non è ciò che è legale, lo scandalo è ciò che è legale. Dobbiamo capovolgere la realtà ritornando ai veri valori e combattendo i falsi miti. Carlo Magno Angel. Carlo Magno Luciano. Ebbene, io dico a tutti i giovani di scegliere sempre la strada giusta, ovvero la strada della legge e della giustizia, e di contestare e opprimere le attività criminali, perché sembra che si battano per il popolo, ma in realtà pensano solo ai propri interessi, ed è per questo che ci dobbiamo impegnare a scegliere sempre la strada giusta. Francesco Conde. Dobbiamo essere buoni con tutti e ci dobbiamo rispettare l'un l'altro. Luca Corrado. Non devi essere mai scontroso con gli altri, ma trattali sempre con rispetto. Damiano Cosenza. Dovete rispettare gli altri ed essere civili con tutti. Prospero la moglie. Per i cittadini le leggi si applicano, per gli amici si interpretano, per alcuni si eludono. A noi il compito di sensibilizzare quanta più gente possibile. Biagio Nicodemo. Di legali in Italia c'è solo l'ora. A noi giovani spetta il compito di costruire il nostro futuro. Sulla convivenza civile, sulla legalità, il rispetto e l'amore. Mario Peruolo. La legalità e i diritti umani sono le pietre fondanti della pace internazionale e della stabilità. Cristian Rocco. La mafia, essendo un'organizzazione criminale, va fermata prima che possa diventare un problema troppo grande da risolvere. E infine Fabiola. La
mafia è un'organizzazione criminale che va debellata, ma se nessuno fa il primo passo non si debellerà mai. Ora la classe terza presenta il cartellone della legalità. Adesso parleranno Alessandro Pecorelli, Francesco Gozzi e Efram Reale. Il nostro impegno alla legalità parte dal rifiuto di ogni associazione a delinquere e alla criminalità organizzata. La nostra è una disobbedienza civile, dove l'arma più potente che abbiamo per combattere le mafie è la parola. Con le nostre parole abbiamo sostituito il pizzino, che è sinonimo di mafia, di richiesta di pizzo e di omicidi, con il pizzino della legalità. Un piccolo atto che ha il grande potere di ricordare e rendere onore alle vittime della mafia, di sensibilizzare l'opinione pubblica, di dar coraggio a chi combatte in prima linea. La parola, quindi, è un mezzo potente da non sottovalutare e ce lo spiega meglio Cristian Tortorella di Quarto. Le nostre parole arrivano direttamente al cuore e permettono di continuare la lotta alle mafie attraverso un messaggio di senso civico e di dignità umana che deve costituire opportuno stimolo per tutti, dai più piccoli della società come noi, ragazzi, fino agli adulti, ed essere componenti di una società fondata sul lavoro, sulla giustizia sociale, sul rispetto reciproco degli individui. Per fare ciò è necessaria la consapevolezza collettiva di affermare la legalità in ogni nostro comportamento quotidiano, una consapevolezza che il sacrificio di tutti gli uomini, vittime innocenti delle mafie, come il carabiniere Claudio Pezzuto e il collega Fortunato Arena, contribuiscono a rafforzare. Anche gli alunni della classe quinta hanno contribuito a questa giornata con una riflessione personale sulla legalità, ricordando le donne che hanno combattuto contro la mafia. Chiamo Letizia e poi a seguire ci saranno i pizzini fatti dalla classe quinta. Legalità e rispettare le leggi e il prossimo senza pretendere nulla in cambio. Nel corso della storia sono state tante le persone a ribellarsi affinché tutti i cittadini non venissero sottomessi da sistemi corrotti. La mafia non riguarda solo gli uomini, ma anche tante donne. Ricordiamo Serafina Battaglia, prima donna a lottare contro la mafia. Saveria Antiochia, dopo aver perso il figlio nell'agguato del commissario Ninni Cassarà, inviò la lettera al ministro dell'interno in cui denunciava la responsabilità dello Stato in quell'attentato. Rita Atria, all'età di 17 anni, grazie a Paolo Borsellino, trova il coraggio di rivelare tutte le sue conoscenze riguardo il mondo criminale. Lucia Borsellino, dopo aver perso il collega Giovanni Falcone e il padre Paolo Borsellino, ancora oggi cerca la verità sulla strage di Via D'Amelio. Emanuela Loi, prima donna agente delle scorte ad essere uccisa dalla mafia il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Renata Fonte, a soli 33 anni, fu la prima donna ad essere uccisa dalla mafia salentina. Adesso chiamo Pietra Tancredi, Elisa Laveglia, Giuseppe Caputo e Francesco Pandolfi. La legalità ad oggi è vista come qualcosa di ancora lontano, nonostante le continue lotte portate avanti da chi in prima persona si è pentito, da chi ha subito o da coloro che cercano di far prevalere il bene. Uomini e donne hanno lottato contro la mafia e ancora oggi continuano a farlo. Rosaria Costa, vedova dell'agente Schifani, è una delle tante donne rimaste vedove e ad allora si chiede: cos'è la mafia?
È difficile rispondere a questa domanda, o tantomeno comprendere la violenza che le vittime hanno subito. Come Rosaria, molte persone ripongono speranze in noi giovani affinché possa prevalere la libertà. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Paolo Borsellino. Questa frase ci fa capire che non bisogna aver paura, perché così ogni giorno noi viviamo meglio. Voltando, loro non cambiano, frase citata da Rosaria Costa. Questa frase ha un significato profondo. Rosaria Costa intende dire che nonostante i mafiosi vengano puniti in tanti modi dalla legge, continueranno ad agire nell'illegalità, non cambieranno il loro modo di comportarsi e continueranno a fare del male alle persone. Ma noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare contro le mafie. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino ci fa capire che se i giovani non entrano a far parte della mafia, la mafia svanirà dal mondo come un incubo. La lotta alla mafia è un processo lungo e faticoso, perché consiste nel cambiare il pensiero corrotto dagli uomini, rieducarli ad un atteggiamento civile e collaborativo tra gli individui. E per fare ciò bisogna riappropriarsi dei valori fondamentali dell'essere umano: la giustizia, la famiglia, gli affetti, l'amore, la correttezza, l'onestà, la trasparenza, la competenza e il rispetto. Perché l'azione del singolo ricade sulla collettività e si può cambiare il mondo solo attraverso la responsabilità civile individuale. Bravo. Sono stati veramente bravi questi ragazzi e ringraziamo nuovamente tutto l'istituto per aver partecipato con noi a questa giornata veramente bella. Adesso chiedo a Carmine Landi e alla vedova Tania Pisani Pezzuto di accomodarsi vicino alla targa, perché adesso noi faremo lo svelamento di questa targa e loro ci testimonieranno nuovamente il coraggio, la forza e l'incredibile espressione della legalità della medaglia all'onore, la medaglia d'oro all'onore, vabbè, non lo saprò dire mai, comunque, di Claudio Pezzuto. Grazie. Tania? Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo Dio Padre Onnipotente affinché in questi piccoli semi della nostra vita che vengono posti nel terreno possano aiutare i ragazzi a crescere e a camminare sempre in quella che è la virtù dell'amore, non possano essere abbandonati affinché la vita sia tutto il giorno di te, soprattutto per noi. Thank you.
grazie. Siamo più vicini? Sì. Prego. Luigi? Sì. Vieni, vieni. Grazie. Sì, ci usciremo. Sì. No, ci spingiamo. Attenzione a non andare troppo dietro, vai. Sì, vai. Bene, grazie a tutti. Io vorrei lavorare bene. Guarda, è vero. Ma voi due? Hai già fatto. Ha mancato molto bene. Hanno fatto lui una fotografia. Gira, stai fermo. Ah, mi piace il gruppo. No, no. Ciao. Ciao. Possiamo fare il primo gemellaggio, no? Aspettiamo l'invito. Abbiamo tante idee, ci fermiamo di fronte. Lo sospetto. Abbiamo colto 100 di aggregazioni giovanili, grazie, grazie. Allora, 4. Carmine, io me ne posso andare. Che ne faccia più di